Le chiacchiere stanno a zero, ci vuole la risposta sul campo. Ben ritrovati amici bianconeri, un saluto dal vostro BJ e un grandioso buongiorno per voi amici bianconeri e anche amici non bianconeri che hanno il piacere di seguirmi. Andremo ad approfondire bene quello che sarà questo fine settimana, Juve-Frosinone. Qualcuno può pensare che sarà una passeggiata, qualcuno può pensare che sono già 3 punti. Bene. Voglio ricordare ancora una volta che 2 punti in 4 giornate ancora io non riesco a digerirle. Se andiamo a ricordare che abbiamo fatto solo 2 punti, abbiamo incontrato Empoli, Udinese e Verona. Non vi dico niente, amici bianconeri. Ora voglio risposte sul campo, sia dal mister che dagli stessi giocatori. Zero alibi, zero alibi. Iscrivetevi al canale perché è totalmente gratuito. Siamo sempre qui, casa B Juve TV, la casa dei BJ, la casa della Juventus. Poi lasciate un like, commentate e attivate la campanellina. Così non vi perderete mai un video e siamo sempre live. Ladies and gentlemen, madame, messieurs e signore e signori, miei signori, quelli veri, quelli gobbi bianconeri della vecchia signora. Rieccoci qui, un giorno sì, un giorno. Innanzitutto la squadra, come sempre, ragazzi, ormai da qualche mese, può tranquillamente appoggiarsi uno stadio sempre sold out, come sarà Juventus Frosinone, come sarà Juventus Frosinone. Anche se voglio chiarire una cosina, qualcuno ha detto: guardate, i tifosi sono allo stadio perché la Juve, anche se la Juve sta andando male. Allora, fermatevi un attimo perché vi dico subito: sono felice che è tutto sold out, ma i biglietti sono stati venduti quando la Juve era prima in classifica. Non è che voglio criticare i tifosi, voglio soltanto dire che lo scorso anno la Juventus, da febbraio fino ad arrivare a fine campionato, allo stadio eravamo sempre quattro gatti. Lo posso dire tranquillamente questo qua, perciò le risposte dei tifosi ora li voglio poi più avanti, quando ci saranno le nuove prevendite e vendite dei biglietti. Vediamo se i tifosi risponderanno allo stadio come hanno risposto finora alla grande, anche perché la Juve ha lottato fino a qualche mese fa per lo scudetto. Ancora non è finita, ricordiamo sempre il fine alla fine, forza Juventus, però come dire, vediamo come si dice, chi vivrà vedrà, ma andiamo e partiamo sul punto importante, il campo. Abbiamo criticato per un mese, ragazzi, ci siamo sfogati, ci siamo lasciati andare. Io stesso, devo essere onesto, ho criticato un po' più del solito Massimiliano Allegri. Non mi sono piaciute le sue dichiarazioni, le sue scelte, il modo in cui Allegri è approcciato le partite dopo Juventus Empoli, o meglio dopo Inter Juventus. Non ho visto un mister che ha saputo tirare su il morale, come dire, e le emozioni, tutto quello che avevano dentro questi giocatori in queste due partite brutte della Juve, non ha saputo dare il meglio. E la Juve poi ha fatto un punto in due partite tra Juventus Udinese e Verona Juventus. Ora è l'ora di Juventus Frosinone. Ho detto già, non sarà una partita facilissima. La Juve mentalmente è distrutta. Mentalmente è distrutta. Io ve lo dico e ve lo ripeto, ragazzi: lo spogliatoio della Juve non sta assolutamente bene perché ci sono giocatori della Juve che ormai non riescono più a digerire Massimiliano Allegri. Ma voglio dire a tutti questi giocatori, voglio dire allo stesso mister: se amate la Juventus, se indossate questa maglia bianconera, dovete onorarla fino alla fine. Io non parlo di difendere il secondo posto perché a me del secondo posto non me ne frega niente. Non me ne frega niente. Io arrivato di qua a fine stagione, voglio ormai la qualificazione Champions perché guardo la realtà, ma voglio una Juve che deve essere grintosa, una Juve che deve avere fame, una Juve che non deve mollare niente, una Juve che deve regalare ai propri tifosi, non dico spettacolo sul campo, e emozioni di quelle vere. Per fare tutto ciò dovete mettere da parte tutto quello che è successo in quest'ultimo mese. È stato un mese terribile, più che un mese bianco-nero, è stato un mese nero. Lo so, ragazzi miei, ci siamo giocati forse lo scudetto, ma ora quello che rimane l'orgoglio. E l'orgoglio cosa porta? L'orgoglio porta la maglia bianco-nera. E allora, carissimi giocatori, avete avuto le vostre critiche, il mister è stato tartassato, la Juve, la tifoseria si è spaccata. Chi ce l'ha con i giocatori, chi ce l'ha con il mister, chi ce l'ha poi con la società? Bene, ora vediamo, iniziamo a dare risposte sul campo. Vediamo sul campo chi risponderà.
Vediamo chi ora dirà: guardate, ci stavamo sbagliando, Allegri qua a fine stagione, cambi modulo, gioco spettacolo, i giocatori grintoso, io inizio a fare gol, non prende gol. Non si è vinto lo scudetto a fine stagione, ma la Juve ci ha almeno provato poi fino alla fine. E da lì uno si ricrede e dice: guarda, ci abbiamo criticato, però devo ricredermi. Hanno dato il massimo, ma dovete dare il massimo. Dovete dimostrare che noi che vi abbiamo criticato nel giusto. Io parlo poi di me. Ho fatto la critica, ma una critica molto educata. Penso di fare una critica costruttiva per la Juve. La Juve la amo. Io dopodomani già sarò allo stadio. L'ora di pranzo, orario scomodo, me lo faccio per la mia Juve. Ho qui dietro la mia bandiera pronta, la mia felpa della Juve, la mia sciarpa, la mia sciarpa. Ho tutto pronto, ragazzi. Io tengo sempre tutto pronto per la mia Juventus. Ma ora voglio che i giocatori si facciano trovare pronti. Si facciano trovare pronti e preparati, pronti e preparati, perché è stato un mese veramente che noi non ce l'aspettavamo. E quando dico che non ce l'aspettavamo, non è che non ce l'aspettavamo perché noi pretendevamo lo scudetto. Noi non ci aspettavamo un calo del genere, noi non ci aspettavamo uno schiaffo del genere. E allora carissimi amici bianconeri, prima lo chiedo a voi tifosi: è la settimana che dobbiamo stare super vicino alla nostra squadra, non la dobbiamo mollare, mettiamo da parte tutti i nostri rancori con gli Allegri out, gli Allegri in, i giocatori sì, i giocatori no. Ricordiamoci bene che siamo la Juventus, ricordiamoci bene che noi ora dobbiamo farci tifosi. Sosteniamo la Juve in questo fine settimana. Lunedì, se qualcuno si vuole sfogare, che poi lo faccia pure, ma almeno questo fine settimana evitiamo ancora di dare pressione a questi ragazzi. Diamogli l'opportunità di rilassarsi bene oggi, per poi già domani avere già la testa al campo, a Juventus e Frosinone, per dare il massimo. Perché io ora pretendo risposte sul campo. Io ora voglio pretendo risposte, perché se le risposte non arrivano, ragazzi, continuerò con la mia linea dicendo al signor Allegri di dare dimissioni. Se non arrivasse il risultato, Allegri, l'unica tua strada è quella delle dimissioni. Io te lo dico chiaramente. Io te lo dico chiaramente, caro Allegri, e te lo sto dicendo proprio educatamente. Se non fai il risultato contro il Frosinone, l'unica strada è dimetterti. Per il bene della Juve e per il bene dei tifosi, che tu tanto dici di voler bene. Tu tanto dici di amare la Juve. La Juve ti ha fatto un festone per le tue 400 e passa presenze. Juventus Museum, mamma che festa, Brindisi presidente, patronne, tante istituzioni, bellissimo. Allora ricordati il bene che ti vuole la Juve, caro Allegri. Lascia stare le critiche dei tifosi. Pensa alla Juve, società, il bene che ti vuole, è quello che ti sta dando in questi mesi, in questi 3 anni dove hai portato 0 titoli. E allora, sappilo che se Juve e Frosinone non arriva un risultato, l'unica strada per far felici tutti sono le tue dimissioni. Perciò porta a casa il risultato di qua a fine stagione, porta a casa, come dire, porta a casa quei punti e quelle emozioni che servono ai tifosi della Juve per un sorriso. Per un sorriso. Fino alla fine, forza Juventus, io me ne vaio. Osta benedica a tutti, picciotti. Ciao.